Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Molti di voi mi hanno chiesto di realizzare un tutorial che spiegasse come sfumare con la matita. Io ho già realizzato vari tutorial riguardanti il chiaroscuro e alla fine di questo video trovate i vari link. Ora invece in questo video vi mostro proprio praticamente come sfumare attraverso una semplice matita. Innanzitutto indosso il guanto, molto importante perché permette di tenere il foglio pulito e quindi di non spostare la grafite con la pelle, perché la pelle si attacca e può spostare e macchiare il foglio. Per chi è interessato, sotto al video nella descrizione trovate i vari link dell'attrezzatura che utilizzo. Una matita, io in questo caso sto utilizzando una matita 5B, è molto morbida, quindi è molto più scura, però ho scelto questa matita per una questione tecnica e mostrarvi meglio a video, perché grazie a questa matita riesco a creare dei tratti più scuri, quindi per una questione tecnica, però avrei voluto utilizzare semplicemente una 2B, andava già bene. Ho realizzato delle forme geometriche e ora realizzeremo il chiaroscuro, quindi giocheremo un po' tra le luci e le ombre dei soggetti. Facciamo che la luce provenga dal lato sinistro, quindi da qua, e quindi sulla destra realizzeremo l'ombreggiatura. Qui voglio sottolineare che io non ci tengo a dire che il mio modo è il migliore, però ho visto impugnare la matita in questo modo ed è sbagliato. In quest'altro modo è troppo lontano e non riuscite a padroneggiare bene lo strumento, e addirittura ho visto anche impugnarle in questo modo a pugno. Giuro, davvero non so come riescono a disegnare in questo modo. Io invece utilizzo semplicemente questa impugnatura qui, vedete? Quasi a metà tra le dita, leggermente, ma comunque deve essere sempre il polso a lavorare. Come sfumare? Allora, ci sono vari modi. Potete realizzare la sfumatura verticalmente, guardate, in questo modo, e man mano alleggerite la pressione, sempre più leggera, in questo modo. Ovviamente dovrete passare più volte, più scura, e man mano alleggerite. Ripassiamo con una maggiore forza e man mano la pressione deve essere minore. Giocate sempre con il polso . Successivamente invertite l'inclinazione della matita, partendo con una maggiore pressione e man mano alleggerite. Potete continuare a sfumare anche verticalmente, nessuno ve lo vieta, ma in questo modo diciamo che la sfumatura è molto più omogenea. Qui deve essere proprio leggerissima, vedete? Inoltre potete aiutarvi inclinando la punta della matita. In questo modo sfruttate anche un po' il lato della punta della grafite. Comunque, per chi se lo chiedesse, sto utilizzando un semplice foglio A4 liscio, e anche il supporto cartaceo ha la sua importanza, anche se in questo video ci dobbiamo concentrare più su come realizzare il chiaroscuro da un punto di vista pratico. È normale che su un foglio ruvido o semiruvido abbiamo una resa diversa. Ora cambio direzione. .
Ovviamente, quando realizzate il chiaroscuro e state sfumando, prendetevi il giusto tempo, perché ragazzi, per disegnare, per sfumare ci vuole tempo. Se avete fretta, lasciate il vostro disegno e lo continuate quando avrete più tempo. Ovviamente ragazzi, quando sfumate partite da una tonalità più scura. Adesso vi metterò una tabella qui e man mano andate a realizzare una tonalità un po' più chiara di quella precedente. Vi faccio un esempio, però io questo lo spiego già nei vari tutorial dedicati al chiaroscuro, qui ve la faccio più semplice. Diciamo che io, per arrivare a questo, parto da una tonalità del genere, vedete, più scura, man mano passo ad una pressione minore realizzando una tonalità un mezzo tono che è più chiaro, qua è ancora più chiaro, aspettate, qua ancora più, e qua è molto più chiaro. In questo modo abbiamo la sfumatura, con la differenza che qui abbiamo dei distacchi, mentre quando sfumiamo dobbiamo cercare di avere una sfumatura omogenea, sfumata, lo dice la parola stessa, dobbiamo sfumare. La differenza tra questo grado e questo grado non si deve vedere, deve essere graduale. Sfumare, vedete? Qui facciamo una gradazione più chiara, sempre per dare volume alla nostra forma, e questo ragazzi è il metodo più semplice per sfumare. Poi ci sono altri metodi realizzando dei piccoli cerchi. Adesso ingrandisco un attimo, vedete, dei piccoli cerchi, riempiamo tutto il lato. Ora, per sfumare e scurire alcune zone, basta semplicemente continuare a fare dei cerchi con una maggiore pressione, proprio come sto facendo in questo momento. Così, sempre attraverso una serie di cerchi. Diamo sempre una maggiore pressione all'inizio, man mano realizziamo dei cerchi un po' più chiari, così avremo l'effetto della sfumatura. Aggiungo dei mezzi toni. Ovviamente ragazzi, in base alla matita riuscite a raggiungere una certa tonalità, un certo contrasto. Ad esempio potete prendere una 3H e fare tanta pressione sul foglio, non riuscirete mai a realizzare un tratto scuro come ad esempio la 9B, una delle matite più morbide in commercio. Quindi la matita fa molto anche da questo punto di vista. Però vi ripeto, è possibile. Ad esempio, io sto utilizzando comunque una 5B che riesce a raggiungere una buona tonalità abbastanza scura,
ma come vedete è possibile realizzare anche delle sfumature chiare. È tutto un gioco di polso e ovviamente anche tanta pratica. Esistono comunque tanti altri metodi per chiaroscurare, per sfumare, ma ovviamente non basta un solo video. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link del nostro ebook Imparare il chiaroscuro. È in PDF e potete leggerlo da qualsiasi device, smartphone, tablet e computer. Attraverso questo ebook potrete approfondire ancora di più questo argomento, che è uno degli argomenti più spinosi per un disegnatore. Ma ovviamente, come un po' in tutte le cose, esistono delle scorciatoie. Infatti potete sfumare anche attraverso dei semplici strumenti. Allora, adesso realizzeremo questo cono attraverso uno strumento. Quindi prima passeremo un po' di grafite in questo modo. Abbiamo detto che la luce proviene sempre dalla sinistra e quindi l'ombra deve trovarsi sulla destra. Uno degli strumenti che avete a portata di mano anche a casa è un semplice foglio di carta. Vi basta semplicemente sfumare. L'importante, ragazzi, che non lo fate con le dita, perché sinceramente è una cosa che i miei insegnanti mi hanno sempre detto quando andavo al liceo. Liceo artistico, mi dicevano sempre: non sfumate con le dita, ma non è vietato, molti lo fanno e riescono a padroneggiarlo anche bene, però è che si imbratta un po' tutto il disegno, avete le dita sporche, non so, non credo sia il metodo più adatto e non credo nemmeno che sia molto professionale. Però potete aiutarvi con un tovagliolo, quindi se cercate una scorciatoia potete farlo tranquillamente con un foglio e sfumare. Se non volete utilizzare i fogli, potete utilizzare uno sfumino. Il procedimento è quasi sempre lo stesso. Bisogna imprimere un po' sul lato fino a man mano alleggerire il polso, la mano, per arrivare ad avere una sfumatura molto più chiara. E a differenza del tovagliolo, del fazzoletto, si riesce ad avere una maggiore padronanza dello strumento e quindi riusciamo a realizzare anche una sfumatura più controllata. Qui uso il lato della mina per realizzare un lato un po' più chiaro e per dare sempre volume ai soggetti. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi consiglio di leggere l'ebook che vi ho consigliato. Sotto al video trovate il link, l'ebook Imparare il chiaroscuro, e grazie a questo manuale potrete approfondire meglio l'argomento. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, se vi va potete seguirmi anche su Instagram ubaldo.info e su TikTok by.ubi. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!